La maggior parte di noi chitarristi è sicuramente fortemente tradizionalista. Si fa molta fatica ad uscire dai canoni imposti dai grandi classici come Fender Stratocaster e Gibson Les Paul, per esempio. Tuttavia, nel mondo della chitarra elettrica abbiamo davvero una grande varietà di strumenti, alcune chitarre dalle forme alquanto bizzarre che in realtà si sono fatte strada, specialmente nei generi musicali un po' più arrabbiatelli. Chitarre che possiamo definire come estreme. Ma davvero vanno solo bene per fare heavy metal? Scherzi a parte, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale, abbiamo appena raggiunto le 30.000 persone iscritte e ne sono davvero felice. Tuttavia, la maggior parte di voi che guarda i miei contenuti ancora non è iscritta e se lo faceste sarebbe davvero molto gradito e di enorme supporto per questo canale. Grazie! Nel video di oggi quindi andiamo a vedere come si comportano quattro chitarre che ho scelto dal sito di strumentimusicali.net che presenta proprio una categoria chitarre estreme, che avevo sempre un po' snobbato e che mi ha incuriosito. Ovviamente li ringrazio come sempre che hanno esaudito le mie richieste e mi hanno mandato questi quattro strumenti per la prova di oggi. Andiamo subito a scoprire quali sono. La prima chitarra di oggi è in realtà un grande classico, la Explorer, in questo caso prodotta da Epiphone, ma che storicamente, come molti di voi sapranno, è stata creata da Gibson nel 1958, davvero parecchio tempo fa. Una Explorer originale del 58 è una delle chitarre con le quotazioni più alte, poiché sono pezzi davvero molto rari e possono raggiungere tranquillamente i $300.000 o più. Quella che andremo a suonare oggi invece è la più economica delle quattro, ma vi faccio un piccolo spoiler. Forse è una di quelle che mi è piaciuta di più. Nonostante sia considerata una forma estrema, è un grande classico e numerosi chitarristi l'hanno scelta, come ad esempio The Edge della band U2. Nonostante la forma, in realtà è una chitarra molto semplice e diretta. Corpo e manico in mogano, tastiera in alloro e due pickup humbucker. Sicuramente la meno aggressiva delle chitarre di oggi, è stata suonata anche da grandi chitarristi rock blues come Gary Moore, e in effetti devo dire che ha un'anima rock blues assolutamente niente male. Per quanto riguarda la postura, tutte le chitarre che andiamo a vedere oggi sono un po' particolari. Questa Explorer da seduta è comoda e ben bilanciata, mentre in piedi tende leggermente a sbilanciarsi verso il manico. Ovviamente non è un grosso problema, però è una cosa da tenere a mente. Ci sono stati diversi modelli e iterazioni, da poco è uscita anche la versione 80s di casa Gibson, un omaggio al modello che tanto aveva spopolato in molti gruppi hard rock e metal di quel decennio. Questo modello invece si rifà al modello del 58, però istintivamente quando vedo un Explorer, il primo chitarrista che mi viene in mente è proprio lui. Insieme alla Explorer, nel 1958 Gibson lancia anche un altro modello, la famosa Flying V,
che però ai tempi non riscosse un grandissimo successo. Successivamente chitarristi come Albert King e ovviamente Jimi Hendrix la resero sicuramente desiderabile. Ma anche in questo caso gli anni 80 furono il periodo in cui chitarre come la Flying V ebbero un enorme successo per la forma così particolare e aggressiva. Uno dei chitarristi che da sempre ha prediletto questa forma a V è Dave Mustaine dei Megadeth, che da qualche anno è diventato artista Gibson e si sono resi disponibili diversi modelli con la sua firma. Oggi abbiamo qui la Epiphone Dave Mustaine Flying V Prophecy, che è l'unica in questo video ad arrivare con un case, anche molto bello devo dire, ma che probabilmente fa lievitare un po' il prezzo, perché è la più cara delle quattro chitarre che proviamo oggi. Una chitarra ben rifinita, anche se dal feeling un po' plasticoso, che però è arrivata con un setup, con un action direi un po' altina, che non mi ha reso per niente la vita facile. Corpo e manico in mogano e tastiera in ebano, i pickup sono dei Fishman Fluence, pickup di cui ho già parlato in altri video, magari vi linko in descrizione la prova relativa. Ad ogni modo, i Megadeth sono sicuramente stati uno dei miei gruppi preferiti, e mi piacciono molto ancora adesso, E ricordo che quando ho cominciato a suonare era appena uscita questa canzone che aveva un riff abbastanza semplice. Vado a memoria, ma credo che facesse più o meno così. Ah, fatemi sapere se la riconoscete. La Flying V è una chitarra che ovviamente è molto particolare e suonarla da seduti è possibile solo tenendo una delle due ali tra le gambe. Ovviamente bisognerà stare molto avanti sulla sedia, per cui a mio avviso non è la migliore chitarra con cui studiare, almeno per me. In piedi invece è incredibilmente comoda e bilanciata. Così passiamo alla terza chitarra di oggi, la Jackson Kelly. Quando ero un ragazzino sbavavo per questa chitarra. Marty Friedman suonava proprio una Jackson Kelly durante il suo periodo nei Megadeth e il suo modo di suonare mi faceva impazzire. Ancora oggi mi piace moltissimo, con un suono e delle idee super personali e con un carattere deciso, proprio come la Kelly. La Kelly è una chitarra che ovviamente è parente della Explorer di Gibson, ma con delle forme più aggressive e taglienti, e prende il suo nome da Bradford Kelly, chitarrista della metal band australiana Heaven, che disegnò proprio questo modello nei primi anni 80. Questa chitarra è quindi un classico degli 80s e numerosi chitarristi l'hanno utilizzata, ora è disponibile anche il modello signature di Jeff Loomis, mentre quella che abbiamo oggi in questa sobrissima finitura green crackle è la signature di Brandon Ellis, giovane chitarrista dei Black Dahlia Murder e stella nascente del panorama metal. Un chitarrista con una tecnica invidiabile e un bellissimo bending e vibrato, con la caratteristica di suonare spesso arpeggi in sweep picking modulando in varie tonalità. Se non lo conoscete, andate a cercarlo e non ne rimarrete delusi. Questa chitarra ha una costruzione con un manico in acero in costruzione neck through body, con le due ali in pioppo. La tastiera invece è in ebano e la paletta reverse. Da seduta la Kelly per me è davvero molto comoda e bilanciata, mentre in piedi tende a scendere leggermente il manico e ad essere leggermente spostata verso sinistra, anche se probabilmente se siete abituati a suonare ad esempio un SG non ve ne accorgerete nemmeno.
Questa Kelly ha 24 tasti jumbo, Floyd Rose 1000 e un solo pickup al ponte, il Seymour Duncan Parallel Axis, che ha un suono davvero chiaro e incisivo, con un sacco di uscita. Sentite come si comporta quando sono in palm muting? Per me è un pickup sicuramente molto molto interessante. L'ultima chitarra di oggi è la Jackson Rhodes, chitarra disegnata proprio da Randy Rhodes, primo cliente del marchio Jackson, che voleva uno strumento veloce e aggressivo per il ruolo di chitarrista di Ozzy Osbourne. Purtroppo, come sappiamo, Randy Rhoads è scomparso assolutamente troppo presto, ma ha lasciato in eredità ai chitarristi brani leggendari, uno stile unico e un modello di chitarra molto ispirato alla Flying V, ma dal design asimmetrico e più aggressivo. Questo modello condivide in parte l'ergonomia della Flying V, pertanto da seduta offre le stesse problematiche, anche se, poiché una estremità è più corta, potrebbe essere un po' più confortevole, in quanto meno ingombrante. In piedi invece lo strumento è davvero molto bilanciato e molto comodo, almeno per i miei gusti. Anche questa chitarra ha una costruzione neck through body, quindi con il manico passante attraverso il corpo, quest'ultimo in tiglio, ma la tastiera è in ebano. La finitura, anche in questo caso, è molto sobria e mi ha fatto venire subito in mente questo riff. Anche in questo modello abbiamo un Floyd Rose 1000, ma due humbucker Seymour Duncan nella usatissima accoppiata JB al ponte e 59 al manico, che offrono una grande versatilità e un suono più classico. Molto gradita la scelta di usare i copribobine colorati con lo stesso colore della finitura. In questo video ho usato due diversi amplificatori, il mio solito Marshall DSL e la New Entry, il Mesa Mark III per suoni più aggressivi, entrambi comunque con il Torpedo Captor e dritti in scheda audio. Tra queste chitarre ho apprezzato molto la Epiphone Explorer, che a mio avviso ha un prezzo molto onesto ed è assolutamente uno strumento gradevole. Non ho invece particolarmente gradito la Flying V di Mustaine, in quanto credo che costi un po' troppo. Tutte le chitarre di oggi sono made in Cina, comprese le Jackson, che però mi ha dato delle sensazioni migliori rispetto alla Flying V di Epiphone, ma ovviamente è un parere strettamente personale. Mi sono piaciute entrambe le Jackson, ma la mia preferita di oggi probabilmente è la Kelly, aggressiva ed essenziale, con un pickup molto particolare che saprebbe darmi un tipo di suono e di approccio che in questo momento effettivamente non ho nel mio parco chitarre. Naturalmente però fatemi sapere voi la vostra preferita giù nei commenti e ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto prima. Io ringrazio ancora moltissimo strumentimusicali.net che ha reso possibile la creazione di questo video. Naturalmente trovate tutti i link ai modelli usati oggi giù in descrizione. Mi raccomando, se volete migliorare la vostra tecnica, date uno sguardo anche ai miei corsi giù in descrizione. E anche per oggi, ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!